Ehi là! Allora, siamo a Scurelle, Bassa Valsugana. Andiamo alla scoperta della carne salata a gusto contadino e con questa ci facciamo un rosti di patate, quindi un classico del Trentino Alto Adige, con una crema di fagioli cannellini, un po' profumata e carpaccio di carne salata sopra, condita con una leggera citronetta. Andiamo! Ciao Ivan! Ciao Davide! Allora, com'è? Tutto bene, te? Ci lamentiamo, dai! A posto! Raccontami un po' della carne salata a gusto contadino, perché sono qua apposta! Allora, la carne salata viene fatta con la fesa di bovino adulto, accuratamente selezionata, viene salata, massaggiata, riposta in delle vasche, in salamoia, per favorire la lenta penetrazione del sale e degli aromi. Sulla conservazione come fate? Abbiamo deciso di usare meno conservanti rispetto alla media. Questo per mantenere inalterata il gusto della carne. Va bene. Vai avanti. La ricetta è un segreto della mia famiglia, gelosamente custodito. E sicuramente non vengo a dirla a te. Ricetta segreta. Vado io a cercare la ricetta segreta. Scusi, bisogna qualcosa? Ah, scusi lei. Davide, cosa stai cercando? Io sto cercando la ricetta della carne salata segreta del gusto contadino, ma non riesco a trovarla io. Non trovi niente di scritto? Abbiamo tutto in testa da 9 generazioni. 9 generazioni? Dal 1782, prima tenevamo solo per noi, poi dal 2006 l'abbiamo condivisa con altre persone. È interessante. Essendo un prodotto tipicamente trentino, era giusto farlo conoscere ad altre persone. Sì. Vuoi conoscere qualcuno delle generazioni precedenti? Molto volentieri. Andiamo. Ciao Angelina. Buongiorno. Buongiorno, come va? Bene. Tutto a posto? Sì, fine adesso, bene. Sì. Bene. Ascolta, allora, carne salata, allora, questa qua è la vostra? Sì, nostra. Buona questa lavorata da noi. Buona, vero? Mi ispira molto. Ma quasi, quasi, infatti ti chiedo se la posso assaggiare una per te. Sì. Beh, buona. Buona. Saporita. Guarda, ho già un'idea io da proporre. Spero di essere promosso da te poi. Sì. Stamme bene. Ciao. Grazie. Siamo tornati in cucina e andiamo con la preparazione dei rosti di patate con tutto un ambaradam di cose che io sono certo che vi ingolosirà molto. È proprio una bruschetta di rosti di patate. Vi dico questo e poi vedrete questo. Allora, parto con le patate. Io ho scelto delle patate a pasta bianca, nuove comunque. Varietà Kennebec, secondo me, è quella ideale per avere un rosti di patate croccante e non unto. Ora, grattugia quella delle carote per avere proprio un rosti perfetto. Ci sono alcuni che usano quelle grattugie larghe, io non mi trovo molto bene, preferisco una grattugia così. Magari scegliete di grattugiarla dalla parte lunga della patata per avere dei fiammiferi un pochino più lunghi proprio. Ora aggiungiamo il sale, un po' di pepe. Il vero rosti si fa così, patate, sale e pepe. L'acqua invece bisogna un pochettino toglierla, quindi le possiamo lasciare o sul tagliere oppure in una ciotola. Io per praticità uso la ciotola e le facciamo riposare per circa 20-25 minuti. Allora, nel frattempo che le patate riposano, ci dedichiamo a una crema di fagioli, perché a me piaceva richiamare in questo piatto il sapore tipico, no, dei fagioli con la cipolla e la carne salata. Le patate poi saranno un contorno
molto invitante, che le patate stanno bene con tutto. Ecco, volevo però fare una sorta di rivisitazione del piatto fasoi con la ciola e carne salata. La tradizione vuole la cipolla cruda. Ecco, io rimarrò su un quarto abbondante di scalogno. Poi, pochissimo limone, proprio per dare una leggera acidità, ma piuttosto magari lo metterò per condire la carne salata. Olio extravergine, qua farei 5 cucchiai. Pizzico di sale. Pepe nero. Una cosa, potrei quasi tenere veramente un paio di cucchiai di fagioli per la decorazione. Frullatore e si mixa. Io direi che potremmo magari preparare un po' di citronette per condire la carne salata. Facciamo 2 di limone e 4 di olio extravergine. Cominciamo a frustare per emulsionare il tutto. Cottura dei rosti, quindi goccino di olio extravergine, di semi in questo caso. Io uso quello di arachidi in padella circa, questo è un mestolo, proprio pochissimissimo. Aspettate che ne metto ancora un po', dai, così, basta. Non devono proprio affondare nell'olio comunque, così. Allora, patata. Un mucchiettino, insomma, regolatevi voi poi in base se li volete grandi, piccoli. Ecco, io non vi consiglio di farli enormi, ma neanche piccolissimi. Questa qua dovrebbe essere la misura perfetta. Si schiaccia bene, perché l'acqua, come abbiamo detto, deve uscire, mentre non si sciacquano, perché l'amido comunque deve rimanere. E si pucciano. L'olio è ancora, a quanto pare, un po' freddo. Mi aspetto un attimino prima di mettere gli altri, comunque siamo già ad una buona temperatura. Adesso aspettiamo che da un lato si crocchi. Prendo la carne salata, quindi proprio prodotto trentino, questa qua viene fatta anche in Trentino, del gusto contadino per fare rima. Poi è bella magra, insomma, il rosti è fritto, no? Abbiamo anche la scusa di usare un ingrediente che va un po' a riequilibrare la ricetta, no? Qua ci siamo, ragazzi. E anche stavolta il piatto è fatto. Io lo trovo veramente bellissimo e molto sfizioso. Abbiamo proprio, non so, cioè, innanzitutto tutti i sapori si sentono e questa è già una gran bella cosa. Poi le patate danno questa base croccantissima e friabile quasi. Crema di fagioli che ammorbidisce, lega il tutto, e poi abbiamo la carne salata col suo tocco sapido e fresco. Io credo che anche questa volta abbiamo fatto un gran bel piatto e, come al solito, no, lo dovete fare. Grazie per aver visto questo video, mi raccomando, proponete questo antipasto sfiziosissimo che può essere perfettamente abbinato anche ad un bel aperitivo. Ci vediamo al prossimo video.